L'ascolto di questi podcast è offerto da Invitalia. Andrea Zonetti, insieme ai compagni di studio Alessandro e Lorenzo, ha fondato Up2You, una startup che aiuta persone e aziende ad essere più sostenibili. Maurizio Salucci, 28 anni, esperto di economia e management con precedenti esperienze lavorative nel digital e outsourcing. Oggi lavora in Invitalia come business analyst. Si occupa di Smart & Start Italia, la misura agevolativa rivolta a startup innovative ad alto contenuto tecnologico. Ha dedicato la vita allo sport indossando per 12 anni la maglia della nazionale italiana di pallavolo. Lo sport le ha insegnato che avere obiettivi comuni è il segreto di una squadra vincente. Conquiste, imprese, vittorie, fallimenti, tutto nasce da un'idea. Sono Maurizia Cacciatori e questa è un'idea, una startup. Quando una squadra scende in campo, si pensa spesso che sia l'inizio della partita, ma la partita vera è iniziata molto prima. Quando è nata la tua squadra, Andrea? Beh, la mia squadra è nata nel 2016, quando insieme ai miei compagni di università ho partecipato a una competizione della NASA per il progetto di un aerotaxi elettrico per la città di New York e abbiamo partecipato appunto a questo bando risultando vincitori. Dopodiché ci siamo separati e ci siamo ritrovati nel 2019 per dare vita ad Up2You. Maurizio, tu sei un esperto di Invitalia. Mi spieghi cosa significa validare un'idea di business? Ciao Maurizia, grazie. Per prima cosa bisogna capire se l'idea è realmente innovativa. Validare un'idea di business significa verificare che ci sia effettivamente un potenziale e che ci siano delle persone realmente interessate alla soluzione. In seconda battuta bisogna capire se il prodotto o il servizio che si vuole introdurre sul mercato riesca a soddisfare un bisogno che attualmente i prodotti e i servizi dei competitors non riescono a soddisfare. E infine occorre analizzare l'idea sotto diversi punti di vista. Creazione di valore, tecnologia, modello di business, insieme delle competenze necessarie e mercato. E naturalmente bisogna testarla l'idea, perché se non funziona, se va corretta e riorientata, se può addirittura diventare con successo un'altra cosa, meglio saperlo subito. Ma tutto questo basta validare un'idea? La validazione dell'idea implica impegno e anche un investimento, ed è una condizione necessaria affinché essa possa funzionare. Vale a dire verificare che il progetto risponda ad un bisogno reale suscettibile di modifiche e miglioramenti sulla base di test specifici. In questo modo si evita di sviluppare un prodotto o erogare un servizio a cui nessuno è interessato. Andrea, tu hai creato una startup innovativa, Up2You. Io sono curiosissima perché il nome è particolarissimo e come ben saprai da sportiva il nome rappresenta la maglia che indossi. Quindi la mia curiosità è: come hai scelto il nome? Qual è il motivo proprio di questo nome così particolare? E come è strutturato la tua idea? Sì, anche noi siamo molto orgogliosi del nostro nome, che crediamo rappresenti veramente molto bene la nostra vision. Noi siamo centrati sul tema della sostenibilità ambientale e crediamo che la sostenibilità ambientale sia una scelta, una libera scelta, da qui appunto l'espressione Up2You, che però sta anche a significare che il futuro dipende da noi, it's Up2You. Quindi ha questa doppia valenza che ci piace molto. Per quanto riguarda invece la parte di validazione dell'idea, noi inizialmente eravamo centrati solo sul mondo del turismo e quando abbiamo avuto appunto per la prima volta l'intuizione di Up2You, abbiamo scoperto che di lì a una sola settimana si sarebbe tenuta un'importante fiera nel mondo del turismo. E quindi siamo partiti un po' a testa bassa, abbiamo comprato i biglietti, ci siamo buttati in questa fiera e senza avere assolutamente nulla, non avevamo un sito, non avevamo una mail, avevamo un biglietto da visita con un indirizzo @gmail dietro il nostro aerotaxi elettrico e siamo andati a questa fiera a proporre il nostro servizio. Abbiamo presentato l'idea a circa 100 albergatori, abbiamo ricevuto 99 no e un solo sì. E questo è stato molto utile per noi, perché i no ci hanno spiegato che cosa non andava nella nostra idea, mentre il sì ci ha fatto capire che con giusti aggiustamenti al servizio saremmo potuti arrivare da qualche parte a creare un servizio che effettivamente risponde a un bisogno. Davvero interessante, io sono pienamente d'accordo con te, perché credo che la vita sia il 10% ciò che accade e il 90% come noi sappiamo affrontarlo. Quali sono le altre modalità di strutturare un'idea di impresa? Ci sono tre fasi molto importanti per validare un'idea di business. La prima è verificare che ci siano le competenze necessarie. La seconda riguarda la validazione della coppia cliente e bisogno. Si dovrà quindi verificare l'esistenza reale di un bisogno e ci si dovrà assicurare che ci siano consumatori in cerca di una soluzione
e siano disposti a pagare. La terza fase riguarda la validazione della soluzione, ovvero si dovrà verificare se l'idea che si è avuta è davvero la migliore che i consumatori stanno cercando. Faccio anch'io una domanda. Siccome abbiamo validato il prodotto e adesso siamo nella fase di crescita, quali sono gli attori che ci possono supportare in questa fase e in che modo? Gli incubatori, gli acceleratori, gli innovation hub e i centri di ricerca aiutano proprio le startup a dare una forma concreta alle loro idee e intuizioni, a farle diventare aziende. Ad esempio, se la startup è incubata, allora è proprio il soggetto qualificato che aiuterà l'impresa a validare l'idea e svolge anche il ruolo da partner nel definire il progetto strategico. Se invece tu sei un universitario o un ricercatore, è la stessa università che ti aiuterà a validare l'idea. Spesso gli start-upper sono ex dipendenti di grandi aziende che fanno diversi tentativi prima di centrare l'obiettivo. Nello sport il talento è visto come un dono, mentre il sacrificio è spesso volentieri una scelta. Io credo che le squadre vincenti non nascano mai per caso, ma abbiano nel loro DNA questa caratteristica di essere resilienti, di saper lottare nei momenti straordinari, ma anche in quelli di difficoltà. È stato questo anche per te? Assolutamente sì, l'idea del team è proprio un elemento centrale e quello che hai citato della resilienza per noi è stato appunto il cuore di Up2You. Abbiamo lanciato un servizio nel mondo del turismo pochi giorni prima dello scoppio della pandemia e abbiamo dovuto, diciamo, reinventarci, per cui e l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto col nostro team, per cui queste caratteristiche che hai elencato sicuramente sono al centro sia di noi soci fondatori che del team che abbiamo coinvolto in questo progetto. Un buon team aggiunge valore alla startup. Non basta avere un'idea innovativa o un buon progetto, ma bisogna costruire una vera e propria squadra che sappia presidiare tutti gli aspetti del progetto. Quindi, dalla validazione dell'idea fino al prototipo, dal lancio sul mercato fino all'attenzione alle spese. Invitalia considera questo aspetto molto importante nella valutazione dei progetti e anche in Smart Start Italia diamo molta enfasi alle competenze del team, poiché sono la sola vera garanzia di ogni progetto. Finanziamo quindi solo quei progetti che abbiano le premesse per avere successo sul mercato. Come hai conosciuto Smart Start Italia? Ma l'abbiamo conosciuto da un post LinkedIn dei social di Invitalia e ci ha subito interessato perché comunque si parla di un finanziamento fino a 1,5 milioni, quindi una cifra piuttosto importante e anche per questo tutto il regolamento è abbastanza complesso e fortunatamente c'è un servizio di accompagnamento proprio fornito da Invitalia che dà una mano a chi come noi che eravamo tre ingegneri non è proprio familiare con questo tipo di attività. E proprio grazie al supporto siamo riusciti a presentare una domanda che poi è stata ritenuta valida e quindi siamo riusciti a ottenere questo finanziamento. Smart Start Italia è stata pensata per startup di piccola dimensione, costituita da non più di 60 mesi, team di persone fisiche che si impegnano a istituire una startup sul territorio nazionale, cittadini stranieri non comunitari e in possesso dello startup visa e residenti all'estero, e imprese straniere che vogliono istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano. Quindi, se siete degli start-upper o volete diventarlo, presentate la vostra domanda, trovate il coraggio di entrare in campo. Visitate il sito di Invitalia e sono sicura che troverete l'incentivo giusto per voi. E in bocca al lupo! Ma quali caratteristiche deve avere questo progetto per accedere a questo incentivo? Il progetto deve avere almeno una delle tre caratteristiche fondative particolari, ovvero avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo, essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni nel campo dell'economia digitale, della blockchain, dell'artificial intelligence e dell'Internet of Things, o essere orientato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata. Quanto tempo ha la startup per realizzare il progetto? La durata del piano di impresa Smart Start Italia è di 24 mesi e per le neonate startup, ovvero quelle startup costituite da meno di 12 mesi, Invitalia ti affianca anche con un tutoraggio tecnico-gestionale per rafforzare le competenze in capo agli imprenditori e per utilizzare al meglio il finanziamento. Andrea e Maurizio, cosa significa per voi fare impresa? Beh, sicuramente testare, sperimentare di continuo, imparare cose nuove, cimentarsi in attività nuove ogni giorno
E poi stare un po' anche su un ottovolante emotivo, perché un giorno stai per andare a schiantare, il giorno dopo stai puntando dritto verso il cielo. Per me fare impresa significa passare dal piano delle idee a quello della realizzazione compiuta, anche se necessario attraverso strumenti di sostegno manageriali o di sostegno finanziario. E qui il ruolo di Invitalia risulta spesso decisivo per far spiccare il volo alle idee. Realizzare una startup innovativa significa realizzare un prodotto che vada a colmare un gap di mercato e quindi offrire delle soluzioni più soddisfacenti rispetto a quelle già presenti sul mercato stesso. Per me, che sono legata allo sport, e in particolare a uno sport di squadra come la pallavolo, fare impresa significa soprattutto creare il team giusto. E il team giusto non nasce soltanto nella preparazione, nei dettagli, nei fondamentali. Il team giusto è un team che batte forte, che ha un cuore profondo, un cuore che va oltre ogni difficoltà. Mi piace molto la frase dell'autore del Piccolo Principe: se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito. Ecco, in questo ampio e infinito c'è il saper andare oltre, perché oltre non finisce mai. Quindi vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e un saluto caro. Grazie Maurizio, grazie a tutti di questa bella chiacchierata e alla prossima. In bocca al lupo. Grazie. Chi sono i soggetti che accompagnano lo sviluppo di un'impresa? Lo sapremo nella prossima puntata. Ti è piaciuta questa puntata? Allora ascolta anche la prossima. Questi podcast sono offerti da Invitalia.